Shalom. 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 Siamo qui oggi con una lezione, siamo in strada per portare la parola di verità, sul Padre e sul Figlio. E prima di iniziare diamo le lodi, ringraziamo e chiediamo la benedizione a colui a quale tutto è dovuto, Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem Rukach Kadash. E vogliamo dare i doppi onori agli apostoli della Great New Stone per averci insegnato questa verità e per il loro lavoro di ministero. Shalom alla Gran Pietà Molino. E salutiamo tutti coloro che fanno parte della Casa di Israele, tutti i veri ebrei israeliti che oggi sono sparsi e dispersi in tutto il mondo come da volontà del nostro Creatore. Shalom. Shalom. E siamo qui oggi perché siamo in questi ultimi tempi dove il nostro spirito, dalla forza di Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, ci guida nel portare la parola di verità, nell'insegnamento della vera dottrina, della sana dottrina. E iniziamo con la verità sul nome del Padre, sul nome nominativo, su come lo veniva chiamato ai tempi. Colui che esiste, così tradotto nell'antico ebraico Yahweh, Barakatah Yahweh, sia benedetto il nome del Padre. E il nome del Figlio, colui che oggi dall'ignoranza conosciamo con il nome di Gesù, ma il quale il vero nome è Yahweh Shai, colui che è la salvezza di Yahweh. Perché un uomo che arriva dal popolo ebraico non può avere un altro nome che un nome ebraico, e quindi il suo vero nome Yahweh Shai, il nostro Salvatore. Salvatore, perché Salvatore? Salvatore perché il Padre Onnipotente, nostro Creatore, ci ha dato, ha mandato sulla terra perché ha visto il suo popolo di Israele disperso ormai, senza conoscenza, andando dietro a quella che è la dottrina degli uomini. E allora ha mandato suo Figlio per radunarci, per chiamarci a ritornare al Padre, che Yahweh Shai è venuto a portare questo. Perché si dice che Yahweh Shai è venuto a portare la salvezza? Perché la salvezza sta nelle sue parole, nella conoscenza, nell'insegnamento che è venuto a portare. E questa è la salvezza che ci ha dato Yahweh attraverso suo Figlio Yahweh Shai. E quindi ringraziamo Barakatah Yahweh, Barakatah Yahweh Shai per questo dono. Eh sì, per appoggiare il fratello diceva prima del nome del Salvatore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, e che è un ebraico e non lo possiamo dare un nome greco, ok? E questo nome rimane un segreto a coloro che non sono stati chiamati per avere questa verità. E infatti volevo leggervi dal libro di Salmi 91, il versetto 14, che dice: poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosco, questa è la persona di parola del Padre, poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò. Perciò, come facciamo a far vedere il nostro affetto al Padre se non conosciamo il suo nome? È follia. Ok? E se andate a fare le ricerche ben fatte, pregando sempre al Padre di aprirvi gli occhi, vedrete che il nome Gesù viene dal nome Jesus, ok, dall'antica greca, ok, e Jesus è greco, ok, e questo nome, se andate a vedere le radici e il significato, vuol dire Halazeus, ok, che non vuol dire niente di giusto, ok, perciò... Fratello, per favore, mi tiri fuori la scrittura che le pecore sentiranno, okay, il nome di Yahweh Shai, perché adesso vi voglio tirare fuori dalle sacre scritture la nostra bussola di vita, la nostra mappa di vita. E Giovanni, e... Vabbè, tiramelo fuori per favore, dove il nostro Salvatore ci ha detto che le sue pecore lo riconosceranno. Questo che significa? Che chiunque riceve questo messaggio con la chiamata, chiunque riceve questo messaggio di verità del vero nome del Figlio e delle vere sembianze con il quale è venuto ai giorni di, parliamo di 2000 anni fa, ai giorni a Gerusalemme, quando è stato crocifisso, che anche sulla sua immagine
chiunque crede, chiunque apprende quel messaggio sulla verità del nome, sulla verità dell'aspetto, è una pecora, è una sua pecora che ha ricevuto il suo messaggio e l'ha riconosciuto. Ecco sì, si legge nel libro di Giovanni capitolo 10 e versetto 25: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Le mie pecore riconoscono la mia voce, noi lo riconosciamo perché noi già l'abbiamo visto in passato, noi siamo stati al suo fianco. Perché come abbiamo qua davanti agli occhi, e non è un caso, perché nulla è a caso su questa terra, abbiamo un cartellone di un'insegna di un cinema dove dice che si vive una volta sola, ma non è vero, gli stolti credono che si viva una volta sola, ma i veri saggi sanno che noi abbiamo vissuto altre vite in passato, che siamo rincarnazione dopo rincarnazione, e il mio fratello ha portato altri messaggi, dove ha spiegato che la reincarnazione è biblica. Quindi voglio continuare sul portare il messaggio che ha portato il nostro Salvatore Yahweh Shai. Ha portato un messaggio di salvezza, è venuto su questa terra, si è sacrificato, ha dato la sua vita che il Padre ha mandato per noi su questa terra, attraverso il corpo, l'ultimo corpo che conosciamo, che è il corpo di colui che è stato crocifisso, e si è fatto crocifiggere per portare questa parola, questa verità, la verità ai figli di Israele, la verità sulla vera dottrina, sulla sana dottrina, perché ai tempi come ad oggi, perché come dice nell'Ecclesiaste Salomone, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, quindi ai tempi come ad oggi si parla della verità, ma si parla nel modo sbagliato. Si insegna la verità, ma si insegna nel modo sbagliato, come ai tempi facevano i farisei, come facevano i sadducei, che parlavano delle leggi del Signore che aveva dato a Mosè, ma però prendevano i precetti del Signore e li annullavano dando precetti di uomo, precetti di uomini, insegnamenti di uomini, e di uomini. Ed è la stessa cosa che succede oggi con le religioni dal cristianesimo, ai testimoni di Geova, ai mormoni, ai varie religioni, che insegnano la verità, ma la verità in modo sbagliato, perché non la insegnano con lo spirito di Yahweh Bashem Yahweh Shai, con lo spirito della verità, ma lo insegnano con uno spirito di menzogna. Appoggiare il fratello, quello che ha detto è giusto, perché alla fine, se guardate le radici di tutte queste religioni, tendono a portarvi, a farvi capire che siete voi stessi gli dei, ok? Vi fanno capire che non esiste un Dio. Infatti, se leggiamo dal libro di Salmi, capitolo 14, dice: al direttore del coro di Davide, lo stolto ha detto nel cuor suo: non c'è Dio, sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerca Dio. Ok? E questo è quello che sta succedendo al giorno d'oggi. Tutti credono che non esiste un Dio, anche coloro che credono che esiste un Dio credono nei dei falsi, nei dei che non ci sono, nelle filosofie degli uomini. E ci è stato richiesto, come si vede nel libro di Secondo Timoteo, prendiamolo, Secondo Timoteo, capitolo, un attimo, qual è, 2:15? Sì, Secondo Timoteo 2:15, leggilo. Che c'era? La versione giusta, perché nelle scritture italiane abbiamo scoperto che hanno fatto un bel macello. Ok, bisogna proprio ricercare, bisogna voler sapere la verità, bisogna voler conoscere il vero creatore. Ok, leggi, mi piace. Capitolo secondo Timoteo, versetto 15: studiati di presentare te stesso approvato al Signore, operaio che non abbia ad essere confuso, che tagli direttamente la parola della verità. Quindi qua il Padre ci dice studiati, ci raccomanda di studiare, di conoscere il nostro passato, perché se non conosciamo il nostro passato,
siamo ignoranti, viviamo nell'ignoranza. E infatti, come ad oggi succede, viviamo nell'ignoranza e la maggior parte del mondo crede in un culto che è stato creato nel 300 d.C. dall'imperatore Costantino, imperatore romano, un culto che è stato inventato dai romani, coloro che sono venuti a distruggere la Terra Santa. Quindi usiamo un attimo di logica, usiamo un attimo lo spirito, smettiamo di credere a ciò che ci hanno insegnato. Infatti, il nostro problema è l'ignoranza, e l'ignoranza è rappresentata dalle tenebre nelle scritture. Se leggete dal libro di Osea 4, versetto 6, dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di aver come mio sacerdote, ok? Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Quali sono queste leggi qui? Ok? Quali sono queste leggi qui? Sono le stesse leggi stabilite, ok, dal Mosè, ok? E sono le stesse cose riportate sempre nel Nuovo Testamento. Non cambia niente, come ci insegnano le scritture, che il Nuovo Testamento è un nuovo era, non dobbiamo più seguire queste leggi qui. Anche Yahweh Shai stesso, che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, ha messo in pratica tutte queste leggi e insegnava infatti di queste leggi qui, ok? Perciò, se noi non avete proprio il desiderio di cercare con sincerità il Padre, non lo troverete. Anzi, è per queste leggi, è per questi insegnamenti che il nostro Re, colui che è stato costituito come Re dall'Altissimo, suo figlio Yahweh Shai, si è fatto crocifiggere. Prima di essere stato crocifitto è stato torturato, è stato umiliato, e tutto questo l'ha fatto per portarci la parola di verità, questa verità che oggi rifiutiamo di ascoltare. E che cosa facciamo? Crediamo invece a chi è venuto a crocifiggerlo. Oggi crediamo ad un culto che è stato portato, questo culto, da coloro che hanno crocifisso il nostro Re. Quindi svegliatevi, sveglia figli di Israele, andate a cercare le vostre origini. Eh sì, è che il problema con maggior parte di tutte queste religioni, non maggior parte, tutte queste religioni, soprattutto i cristiani, credono di avere la conoscenza delle scritture, perché ogni uomo lo traduce a modo suo, come gli va più comodo. Ma non è proprio questo che dice le scritture. La conoscenza della scrittura non è stato dato al mondo, è stato dato da pochi anni fa. Infatti, se leggiamo dal libro di Apocalisse capitolo 5, fin dall'inizio, ci fa capire proprio che questa conoscenza, come diceva il fratello prima, il figlio del padre si è dovuto sacrificare per farci avere questa conoscenza. Senza il suo sacrificio non si sarebbe sbloccato questo libro, ok? Perciò io leggo dal versetto 1 che dice: vide nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. Questo vuol dire le scritture che abbiamo oggi. E questo stesso racconto si è visto anche nel libro di Ezechiele, capitolo 34. E continua a leggere: e vide un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno né in cieli, né sulla terra, né sotto la terra poteva aprire il libro né guardarlo. Ok? Infatti, se andate a leggere il libro, apri il libro di Daniele per piacere, capitolo 12 e gli ultimi due versetti. E questo libro, la conoscenza di questo libro è stato tolto dal mondo, perché il mondo non desidera il Padre, il mondo desidera il suo regno, il mondo desidera il suo in questo mondo degenerato. Poi abbiamo trovato dei fratelli, figli di Israele, e siamo qui a insegnare, ecco come funziona lo spirito. Mamma mia! Eh sì, siamo qui a portare la verità. Ma ascolta, siete in diretta? Sì, in diretta? Sì, non siamo in diretta, ma è un video comunque. Sì, scusami, non vedo quello. Non sono problemi. Qua ragazzi, stiamo portando l'insegnamento sulla verità del figlio dell'artista. Colui che oggi è conosciuto come Gesù. Comunque, stavo dicendo,
e vedi un angelo potente che gridava a gran voce. Avevo detto di prendere il libro di Daniele, capitolo 12, guardiamo io. Da versetto 7. Hai capito? Allora, questa è la tabella dei figli di Israele come sono sparsi al mondo, ok? I figli di Israele non sono i veri israeliti come ci fanno credere al giorno d'oggi. Ragazzi, okay? Comunque parlando, scusami Alex, il fatto è che la cosa, il senso della nostra vita, la cosa più importante qual è della nostra vita? È l'Altissimo, il creatore dei cieli e della terra. È Lui che ci ha creati e noi siamo qua grazie a Lui. E ha mandato Suo Figlio, il nostro Re, l'ha mandato per insegnarci e proprio per venire ad insegnarci è stato crocifisso. E noi questo suo sacrificio non lo rendiamo mano, perché ad oggi coloro che l'hanno crocifisso sono coloro che hanno creato le religioni. Quindi noi questo stiamo facendo, noi stiamo chiedendo a tutti i fratelli di uscire dalle religioni, perché le religioni non le ha create l'Altissimo, le religioni le hanno create gli uomini. E la verità sul Figlio è che oggi, come insegna anche il primo comandamento che ci ha dato nostro Signore, il primo comandamento che dice che non avrai altro Dio al di fuori di me, non ti farai immagine e scultura di ciò che è nei cieli e di ciò che è sulla terra. E oggi noi abbiamo fatto statue e immagini di un falso Gesù, colui che oggi chiamiamo Gesù. Gesù deriva dal greco, ragazzi, non deriva dal popolo di Israele. Dal popolo di Israele il vero nome è Yahweh Shai, sarebbe la salvezza di Yahweh, cioè il Padre. Lui è ebraico e non può essere un greco, l'hanno dato un nome greco. Infatti se andate a vedere l'immagine che vedete, l'immagine vera, ragazzi, io questa cosa l'ho studiata perché la senti subito l'immagine, quell'immagine che oggi noi abbiamo di questo bianco, questo Gesù bianco, e si chiama Cesare Borgia. Cesare Borgia è il figlio di Papa Alessandro VI. È stato dipinto da Leonardo da Vinci nel 1500. Leonardo da Vinci era suo amante, vi faccio vedere, ok, subito. E questa immagine è un abominio perché era uno che faceva di tutte abominazioni. Questo ha ucciso suo fratello, ha dormito con la sua sorella. Questo qua è il dipinto del 1500, questo qua. Ok. Questo è Cesare Borgia, cioè con gli anni è diventato così. Adesso ce l'abbiamo così, abbiamo un bianco con i capelli lunghi, tutto bello. Infatti, bello per loro. Ma il vero volto, il vero colore è questo colore qua. Sì, questo è il colore del figlio del padre. Vi facciamo vedere dalle scritture, fratello mio. Name the lion of the tribe of Judah. That Judah. Okay, wait. Now, let me let you understand something. All this thing is happening by spirit, no? Okay? Tutto questo succede dallo spirito del padre. Mi ha scritto anche qualche giorno fa. Non ho avuto tempo per lavoro. Infatti, volevo anche chiamarti ieri, anche oggi, proprio che si è... Guarda. Il libro di Apocalisse è scritto anche in inglese, Revelation chapter 1. This is the description of the Son of the Most High. They said, and in the midst of the seven candlesticks, one like the Son of Man, clothed with a garment down to his foot and girt about his path with a golden girdle. Okay? But now let me. And this is the color of his body, of his skin. They said, his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace. This is brass. Now, if you take this brass and you burn it in furnace, you get the color like my color. Okay, they said his hair is white as wool. Okay, who are the only people that have woolly hair? It's only the Negro people that have woolly hair. Yeah. Not even Fulani. Fulani don't have woolly hair because they are not the sons of Israel. The Most High created different nations. He didn't create all the confusion. Oggi è stato girato tutto. Girato oggi è stato girato tutto. Hanno messo i neri sotto e i bianchi sotto. If you and this description is only the popolo di Israele. Cioè, è dalla tribù di Giuda che il padre ha fatto nascere suo figlio. È il vero popolo di Israele, cioè il popolo che il padre si è scelto su questa terra. Perché non ha a che fare, il padre non tratta con tutti, con arabi, cinesi, giapponesi, no? Si è scelto solo il popolo di Israele. E ad oggi cosa hanno fatto i bianchi? Ci hanno cambiato gli insegnamenti, ci hanno dato un falso insegnamento. A scuola ti insegnano tutt'altro, ti insegnano cose sbagliate, non ti fanno capire più tu da dove vieni. Io sono andato a studiare le mie origini, io vengo dal sud Italia, ma prima del sud Italia il sud era stato conquistato dal popolo dei Mori. I Mori che andando a fare le mie ricerche sui Mori ho visto che quando ai tempi la Chiesa ha fatto le crociate, sai cosa sono le crociate? Sono andati a combattere a Gerusalemme, sono andati a rubare a Gerusalemme, a distruggere Gerusalemme, questi bianchi che stavano qua in Italia
comandati dal Papa, il Papa che adesso comanda la Chiesa, ha mandato i crociati lì, e gli stessi mori che combattevano in Europa erano gli stessi mori che combattevano a Gerusalemme. È una ricerca che io ho fatto. Quando io ho visto questo, ho detto wow, ho detto io appartengo al popolo di Israele. Allora in quel momento là, appena tu ricevi questa conoscenza, perché quello che è venuto a portare Yahweh Shai, colui che è oggi conosciuto con il nome di Gesù, come annunciava Giovanni Battista, suo cugino, quando battezzava con l'acqua, vi ricordate? Lui battezzava con l'acqua, e diceva arriverà il giorno, fa io adesso vi battezzo con acqua, ma arriverà il giorno che arriverà colui che vi battezzerà con lo fuoco, cioè con lo Spirito Santo. Che cos'è lo Spirito Santo? Lo spirito di conoscenza, cioè con la conoscenza, con il sapere. E quindi proprio è questo spirito di conoscenza, è questa sapienza che ci ha dato di conoscere, di svegliarci. E allora appena noi conosciamo chi è il vero figlio dell'Altissimo, automaticamente lui ci dà questo spirito, ragazzi, anche a voi. Appena voi vi svegliate e dite wow, mi è capitato a me, appena ho capito chi ero davvero, mi è stata data la conoscenza. Infatti, di capire. Infatti ti libera da tutte le catene. E io, ragazzi, mi ha liberato da tanto. Perché non c'è scritto che 190, perché la Bibbia è stata tradotta in modo sbagliato, no? Per cui c'è, pochi gente hanno la vera conoscenza di questo. Ma tu pensa che la Bibbia... Allora, la conoscenza della Bibbia non è stato dato fino a un certo tempo, ok? Quando il figlio del padre, Yahweh Shai, che il mondo chiama dall'ignoranza Gesù, quando è morto, lui è andato a sbloccare il sigillo, perché è un libro che avevamo tutti, ma nemmeno i profeti antichi non lo capivano tutto. Ma anche noi, prima, quando lo leggevamo, non capivamo niente. Non capiamo niente. Tu leggi la Bibbia, è molto difficile da capire la Bibbia. C'è ancora domanda. Sì, sempre, sempre. Perché quando lo però alla fine non c'è nessuno che possiamo chiedere questa... Infatti, vi faccio vedere. Questa è una Bibbia in inglese. The King James Version of 1611. Questa qua è una delle ultime. This is one of the King James. Now let me show you something inside this Bible. Perché la Bibbia è stata modificata dal Vaticano. Sì, sì, lo so. You see the name inside. Tu sai, ogni Bibbia oggi, prima di essere andare in produzione, deve passare dal Vaticano, dal vescovo, che loro devono dire ok, questa Bibbia può andare. Questa qua l'ha scritta Re Giacomo, che è un re in Inghilterra, anche lui di colore nero. Anche lui di colore scuro, Re Giacomo. Because it was the time, that's the time they call it school, the Dark Ages. Not the King James. This is King James. King James is a black man. I know it was a black man. This is the oldest version. And now let me now show you the difference with the oldest version and the versions that you have this today. New, now, James if version. You look inside this version now, you see the name. The name, what do you see? You don't see Jesus, it's Jesus. Jesus, because the letter J was not existing at this time. They just created the letter J. Before 1500, non esiste. Okay. You see Jesus inside, you don't see Jesus. And what is the meaning of Jesus? This is a Greek name, and this Greek name means Hail Zeus. And now let me tell you another reason why they cancel this the oldest Bible from here. Look, there are some books inside this Bible that you don't have in your Bible. You see, you have inside this Bible, wait, you see it now, you have the second book of Esdras that they removed. Why? Because it's telling a lot of truth. You have the book of Tobit, you have the book of Maccabees. Maccabees, you know? Yes, this is the first book of Maccabees and the second book of Maccabees. Maccabee. They remove all these books because they contain so much. Alessandro Magno, che veniva dalla discendenza degli Edomiti. Gli Edomiti sono un popolo che sono sempre stato contro il popolo di Israele. E sono venuti a Gerusalemme, nella nostra terra, e sono venuti a imporre le loro leggi, fare il loro culto. Anzi, hanno messo una statua. Pensa, il padre odia le statue. Proprio lui odia che noi ci portiamo davanti alla statua. Noi dobbiamo solo pregare all'Altissimo. Ammazzavano i maiali sull'altare. E tu, se avevi un bambino e facevi circoncisione, loro ti ammazzavano. E questo la storia di Maccabei ci serve per darci tutto il coraggio. È qua. Loro l'hanno tolto per non farci conoscere la storia. Sì. E un'altra cosa che vi voglio dire... No, ma diciamo che è proprio la parola Babel, la Babilonia, Babilonia significa confondere. Confusione. È quello che loro hanno fatto oggi, perché oggi
come dice il Padre nelle scritture, oggi la terra è governata dai malvagi, da coloro che appartengono alla terra di Babilonia, quindi ci hanno confuso, ragazzi. Abbiamo con Amazon. Abramo è arrivato Isacco, però prima di arrivare Isacco, Abramo ha fatto un figlio che si chiamava Ismaele. E da Ismaele arrivano gli arabi, gli ismaeliti, l'Islam. Invece noi arriviamo da Isacco, Giacob. Da Giacob le 12, i 12 figli, tribù, le 12 tribù di Israele. E qua fa capire anche le 12 tribù. La tribù di Giuda sono i negri. Negro, parola negro che oggi hanno fatto diventare un'offesa, ma negro è un complimento, sì, negro è un onore essere negro. Pensate che ai tempi gli antichi romani che conoscevano che il colore del figlio del padre era negro, perché noi dicevamo sempre tornerà il Messia, loro hanno fatto diventare un modo di dire arriva l'uomo nero. Per spaventare, sai che oggi si dice attento che arriva l'uomo nero, è una cosa che si porta dai tempi antichi, perché l'uomo nero era Yahweh Shai, era il figlio del padre. Il suo colore non è solo nel libro di Apocalisse, è anche nel libro di Daniele, ok? È chiaro che lui è un uomo con i capelli ricci, ok? Che è solamente il popolo negro che ha i capelli ricci. È il suo colore ricci. Che me lo ricorda, perché tu sei io sono più scuro. Io sono chiaro, ma questo è il colore è di bronzo bruciato. Quello è il colore proprio con il quale è venuto il padre. Allora è idolatria, perché... Se nella Bibbia c'è scritto che aveva il colore del bronzo, ok, aveva i capelli ricci come lana, ok, che solamente anche se poi c'è la scienza sui capelli diversi di ogni tribù, e vedi che sono solamente il popolo negro che hanno questi capelli qui, ok? E allora come mai nella chiesa oggi abbiamo un'immagine di uno bianco con i capelli biondi? E questo è l'immagine di Cesare Borgia, il figlio del sesto papa, che era uno, ok, che ha ammazzato suo fratello, ha dormito con la sua sorella, era amante di Michelangelo, un tiranno. E poi comunque non è questo che conta, non è il colore che conta, perché i figli di Israele saranno spersi dappertutto. Qui in Europa, ok, c'è un periodo che si chiamava il periodo del Medioevo, ok, si chiamava i momenti scuri, perché c'erano i muori che governavano qui più di 1000 anni. No, è dalla fine della caduta dell'impero romano, dal 476 fino a prima del Rinascimento, che quel periodo là nei libri di storia a scuola non ce lo insegnano, anzi quel periodo là dicono che è un periodo di poca evoluzione, dove non ci siamo evoluti. Mancano punti storiche. Invece in quel periodo là era il periodo dove l'Europa era dominata e governata dai re di colore. Infatti qui a Venezia, se guardate la storia bene, era costruito dai mori. Ecco perché c'è stata la guerra tra Austria e Italia per conquistare quella terra là. E là, se andate a vedere la storia, vedete gli hotel, tutti erano mori, ok? Scusi. E infatti i figli di Israele saranno sparsi in tutti questi paesi, avranno miscolato con tutte le altre nazioni. E infatti l'Apostolo Paolo è venuto a predicare a questi israeliti. Se voi fate la vostra genealogia, che ne sapete, magari siete discendenti dei mori, ok? Sicuramente. È lo spirito che detesta. Ma parte noi italiani, è impossibile che non ci siano un insieme anche di sangue moro. Sì, ma lo sentiamo, ma naturalmente, sai, lo sentiamo molto anche perché oggi tu puoi, confrontandoti anche con molte persone, vedi che c'è chi crede e chi non crede. È la prova che è tu sei un israelita, è quel tuo spirito che crede. Anche se abbiamo imparato, non abbiamo imparato completamente, però già il fatto di dire io credo significa che tu allora ragazzi, capite noi perché siamo qua? Abbiamo ricevuto questa verità, siamo venuti alla scoperta di questa verità, di che quello che ci hanno insegnato fin da ragazzini, fin da bambini, erano tutte menzogne. E dunque le vere tribù di Israele sono sparse così, ok? Sono coloro che sono stati portati in schiavitù. Come dice il libro di Deuteronomio 28, ok? Dice che i veri figli di Israele saranno stati portati con le catene, ok? E saranno stati portati in altri paesi a servire, ok?
Ed è questo che è successo, è l'unica persona in tutta la storia. No, questo qui si è rotto proprio quello. Ma tieni da vicino alla bocca. Sì, sì, grazie. L'unici nella storia, sono questi, ok? E cosa volevo dirvi? Il colore non c'entra perché i figli di Israele sono sparsi dappertutto, sì. Ok? E cosa, il motivo perché vi portiamo questa verità è perché nelle chiese, nelle religioni non troviamo questa verità. Il vero Dio della Bibbia è un Dio geloso che non vuole che noi andiamo a servire altri dei. Ma basta pensare che tre quarti del Nuovo Testamento è più o meno medievale come origine, in realtà sono trascrizioni. Sono postume, non esiste nessuna traccia, i Vangeli non sono del tempo del Cristo, no. E anche il Cristo cristiano non c'entra niente col Cristo ebraico. Infatti, per assurdo Barabbà, che è il figlio del padre, era quello il vero Cristo. Ma io sono appassionato di teologia, ho studiato ebraico e ebraico antico. Infatti, questa Bibbia che ho in mani è la versione del re Giacomo, del 16-11, ok? Questa Bibbia è così antica perché a quell'epoca in inglese dicono che il suo nome è Jesus, ok? La lettera J non era in esistenza ancora a quell'epoca. E se guardate qui, il suo nome è scritto come Jesus. E come fa uno che è seme di Davide, ok? Della tribù di Giuda, un ebreo, ad essere chiamato con un nome greco? Ok? E se andate a vedere, le radici di questo nome si chiamava prima Jesus, ok? E questo Jesus è andato a vedere. I profeti lo chiamano l'Emmanuel. Sì, è tutto traduzione, ma è stato annunciato. Sono tutte cose simboliche, non sono traduzioni, sono traslitterazione. Esatto. Ok, traslitterazione, ok? Perché la traslitterazione è diverso dalla traduzione. Ed è quello che hanno fatto. Hanno traslitterato la carta di cane. Infatti. E che cosa hanno fatto? Se andate a vedere il significato di Jesus, in greco vuol dire Allah Zeus. Perciò ci è stato richiesto anche nel secondo libro di Timoteo, capitolo 2, versetto 16, ci è stato richiesto di studiare per farci approvare. Ma questo è il messaggio che stiamo portando. Questo è il messaggio perché c'è la menzogna, la ci chiede di conoscere il nostro passato, perché naturalmente se non conosciamo il nostro passato rimaniamo nell'ignoranza, anzi rimaniamo in quello che ci insegnano gli altri. Invece, andate, noi siamo qua non per dire credete a noi, siamo qua per dire andate a farvi le ricerche, ci ricercate e vedete se quello che sentite è veritiero. Ma basta prendere una Bibbia di adesso, una Bibbia dei nostri nonni, sì. Hanno due traduzioni. A parte, diverse. Oltre ad avere traduzioni, hanno anche altri libri che non esistono. Libri che non esistono. Perché hanno tolto libri perché hanno voluto togliere la storia. Perché togliendo libri praticamente noi perdiamo le nostre origini, non capiamo più. Cioè ci confonde, che passami il termine. Qui ce ne sono libri che non esistono nelle nelle scritture che abbiamo già oggi, perché punta tanto alla storia. Qui c'è stato il tempo della conquista dell'Alessandro Magno, sì. Ok? C'è stata tutta questa storia qui che non vogliono farci capire. Non so se hai letto i libri dei Maccabei. Libri dei Maccabei. Maccabei dove parla della storia di Alessandro Magno. Alessandro Magno è stato praticamente uno che veniva da una stirpe malvagia, che ha conquistato gran parte del mondo, Alessandro Magno, nel 330 prima della venuta del figlio, e dopo, alla sua morte, ha diviso il regno in quattro, ai suoi generali, quelli che c'erano sotto di lui. Generali. Si chiamano Ptolemia, Seleucus, adesso non mi vengono... Comunque proprio da questi quattro regni, che nelle scritture c'è scritto, è con quei quattro regni si iniziarono a moltiplicare i mali sulla terra, che praticamente da un malvagio che ha iniziato a conquistare tutto, cioè solo un'indole malvagia può prendere e andare a rompere nelle altre città, andare nella tua città a prendere i tuoi figli e le tue figlie, ridurli in schiavitù. Dopo che hanno fatto, diciamo che hanno conquistato gran parte del mondo, cioè alla sua morte ha diviso questo regno e ognuno di loro si è preso un pezzettino. Infatti quello che ha preso la zona di Egitto che si chiama Ptolemia, ha avuto un altro figlio che si chiama Antiochus, e questo Antiochus ha avuto un altro figlio che si chiama Christus Serapis, ok?
E questo Christus Serapis è da là che è venuto il nome Gesù Cristo, ok? Perché questo Christus Serapis che cosa ha fatto? Si è fatto deificare. Ma ragazzi, ma come possiamo vedere oggi? Oggi, quando muore qualcuno, è successo con Maradona, alla morte, quando muore un personaggio famoso, lo fanno grave, quando muore qualcuno. Come si dice? È l'errore, è il... errore prese dall'antica Babilonia. È il difetto dei malvagi, che loro vogliono sempre paragonarsi, vogliono sempre alzarsi, mentre a noi il Padre, e Yahweh Shai, suo figlio, ci ha chiesto di umiliarci, di essere persone umili, basse, non di avere ricchezze, ma di essere... Invece loro tendono sempre ad alzarsi. E allora cosa hanno fatto? Si sono proprio deificati. Come ad oggi, quando muore uno, lo alzano così, anche ai tempi, quando moriva qualcuno, lo facevano diventare un dio. Facevano la sua statua e lo facevano diventare un dio. Comunque, c'è un altro messaggio che portiamo, ed è il messaggio degli ultimi di questi tempi qui, ok? Il mondo non finirà, il mondo sarà per sempre, ma finirà questo regno. E questo regno è proprio alla sua fine, ok? Cioè, questo mondo, come conoscete, a differenza, perché ho avuto anche con la mia mamma, con i miei parenti, quando si parla di fine, dicono fermati, tu mi sembri come i testimoni di Geova, vuoi parlare della fine? Io dico no, non è la fine del mondo come la interpretano, la fine del mondo, no, è la fine di quest'era, perché come tutte le ere, come tutte le generazioni finiscono, ed è come è stato annunciato naturalmente ad oggi, come vi guardate oggi intorno, non è il mondo il quale il Padre, il Creatore Onnipotente ha deciso che... cioè, che piace. È quindi un mondo, questo mondo qua degenerato. Sarà pulito. Sì. Sarà pulito, e siamo, ragazzi, come possiamo vedere con i nostri occhi, con questa pandemia del coronavirus, siamo qua, siamo arrivati. Non so se voi siete convinti che questa pandemia sia nata dalla Cina, che all'improvviso dal laboratorio è uscito questo virus e ha contagiato tutto questo mondo. C'è un'influenza. L'influenza che c'è sempre stata in questi anni è l'influenza che c'è adesso. L'influenza che prima, quando colpiva gli anziani, li faceva fuori perché gli anziani hanno poche difese immunitarie, e l'influenza che c'è adesso. E adesso io vengo dal Trentino e vi voglio portare degli articoli che ho preso dall'Alto Adige, ragazzi, per farvi capire a che livelli stiamo. Cioè, siamo a livelli che questa influenza qua la vogliono guarire solo con il vaccino. Sì. Cioè, hanno fatto tutto questo casino per il vaccino, ragazzi. Perdonatemi, infatti il messaggio è qui, è scritto nel libro... nel libro di Apocalisse, nel capitolo 17, che dice: e fece sì i grandi e i piccoli, i poveri e i ricchi, i liberi e i schiavi, li fece prendere un marchio sia sulla mano destra o sulla fronte, affinché non possano comprare né vendere. Ok, il vaccino non è quello, ma quello che arriverà dopo il vaccino è il marchio della bestia che parla qui. Perché se andate a vedere la radice di quella parola là, marchio, ok? Nella lingua, perché il Nuovo Testamento è scritto in greco, ok? Quel marchio, nella lingua greca, vuol dire caragma. E se andate a vedere la sua radice, vuol dire un taglio. Ed è il microchip. Il microchip è il marchio della bestia. E prima di far uscire questo microchip, hanno bisogno, prima di uccidere una gene che abbiamo dentro... Il gene di Dio si chiama. Noi israeliti abbiamo un gene, che è quel gene che ci spinge nella nostra mente e nel nostro cuore a credere che c'è qualcosa. Guardate su Google, è là, ok? Si chiama VMAT2. È un gene che abbiamo. Hanno e questo studiato. Gene si chiama il gene di Dio. E questo gene che si collega, ok, a una spiritualità. E questo vaccino è quello va che sedarlo, va a combattere questo gene, ok? E una volta mettono a dormire questo gene, sei potuto e portano fuori a livello il che ascolti e tu diventi, non dico una sorta di robot, però se non sei più uno che pensa con il proprio, con la propria coscienza, ma sei uno più che si appoggia a quello che dicono gli altri. Quindi praticamente diventi un pesce morto nel fiume che si fa portare dalla corrente, al posto di essere un pesce vivo che scegli tu la direzione dove andare. Perché perciò vi diciamo, questo libro è stato scritto in codice per non fare capire ai malvagi. Se no, se loro potevano capire fin dall'inizio tutto quello che è scritto qui,
non ci sarebbe nemmeno la possibilità di averla. Infatti mi viene in mente che usano sempre i soliti versetti nelle religioni. Usano sempre i soliti versetti, ma non vi leggono altre. Non vi dicono che il Padre ci ha creato nelle nazioni, non vi dicono che la vera guerra è tra Esaù e Giacobbe. Isacco ha avuto due figli, ok? E prima di avere questi figli, gli è stato detto che il piccolo sarà più forte del grande, ok? E ci hanno detto il colore dell'Esaù è uscito rosso, come un grembo rosso. Chi sono i rossi, ok? I così caucasi. A parte okay? Bella, puoi anche notare la somiglianza nei popoli che appaiono popoli un po' più, che hanno un po' più di calore, più di cuore, sai, non sono popoli freddi e distaccati, ma anche nel parlare, nella confidenza, sono simili. Scusami, no, beh, gli israeliti sono il sale della terra e si riconoscono subito, ok? Ce ne sono tanti israeliti come mio fratello, che non si conosce, anche voi sicuramente che siete fermati, è lo spirito che sta facendo. Secondo me siete sicuramente israeliti. Almeno per me, io non mi considero cristiano, cioè io seguo varie spiritualità, però sono molto d'accordo. Cioè io ho sentito parlare di questo genere, sentirlo parlare a qualcun altro, ok. Guarda, io ti dico che personalmente nemmeno un anno fa mi sono sposato in chiesa. Ecco. Mi sono sposato in chiesa, poi dopo qualche mese, appena è venuto fuori questo coronavirus qua, ho detto, visto che a sensazione non mi quadrava quello che stava succedendo, ho cominciato a fare delle ricerche. Diciamo che quello che ti sveglia proprio l'animo è sapere la conoscenza, quello che oggi ci porta a noi qua, è sapere il fatto che Cesare Borgia, quella immagine falsa del Gesù che vediamo oggi, è un'immagine falsa. Allora sapere la verità è quello che ci porta qua. Io non posso stare a casa sapendo che questa cosa la so solo io devo venire a raccontare. Poi mi vuoi credere, mi credi, ma io devo venire e devo dire che quel bianco là non è il figlio di Dio. Era molto più simile a te che il figlio di Dio è scuro. Nel libro di Osea, capitolo 8, versetto 4, dice: il mio popolo muore per la mancanza di conoscenza. Ok, va a pensare come è stato proibito nei tempi passati leggere e interpretare da soli la Bibbia. Perché questo? Cosa c'era di così pericoloso? C'era la verità. Bravissimo. Allora, perché i rabbini sono degli strumenti di codificazione per la libreria? Anche delle ricerche su quegli ebrei lì, gli ebrei lì sono figli di Amalek, appartengono a una piccola comunità. Come racconta anche la Bibbia più volte, se mettono magari qualcosa sai. Non ti siete chiesti, gli israeliti sono stati benedetti più volte dal padre con la fecondazione, che dicevano che a differenza degli altri popoli si sarebbero indistinti. La tua discendenza sarà numerosa come le stelle del cielo. Non si sarebbero né con te né con te. E quindi naturalmente se non si possono né misurare né contare come le stelle del cielo, come la rena del mare, la sabbia del mare, sono quella piccola comunità che vediamo con i battentoni. No, quelle tutte le serie sono questi qui, ragazzi. Occhio. Sono questi qua, se vuoi. Sì, sono i, diciamo, i cosiddetti negri, ma non tutti i negri. Tutti i negri, perché la maggior parte dei negri deriva dalla discendenza di Ham, figlio di Noè, sai, Ham, Sem e Yafet, che sono gli africani, sono diciamo dei negri un po' più con colore tutto bruciato, poi lascia perdere che ci siamo mescolati con i popoli. E poi ci sono i latini e i nativi americani, questi sono il vero popolo di Israele, che oggi si è sparso in America. Ma guarda, adesso una base per dirti una cosa hai detto molto interessante, io sono studioso di sostenere, io sono una persona che dice la spiritualità, chiamiamola come vogliamo, deve in qualche modo essere possibile riscontrarla a livello biologico. Cioè, diciamo quello che voglio, ma perché io ho una spiritualità e facciamo a dire che veniamo da nulla, da un'esplosione, che poi ci siamo, e poi io sono mia moglie, poi io
non, diciamo che non posso soddisfarsi. La cosa bella di questa verità è la verità non fa soddisfarsi. Prendila come mito, prendila come vuoi, io ti racconto una storia, intanto ce l'hai in testa. Però in questo scene, io quando mi ha aiutato la scoperta del cemento, allora ecco perché c'è qualcosa che ha noi. Noi siamo qua perché sappiamo in che senti siamo e ci prepariamo, prepariamo noi, prepariamo gli altri. Ciao, grazie. Ciao, ciao. E un altro punto, ragazzi, un altro punto, secondo voi, perché tutti gli apostoli che seguivano il così chiamato Gesù, che il suo vero nome è Yahawashai, erano 12, ok, ma di più, ma 12 in principale. 11 sono stati uccisi e uno è stato mandato in esilio, che è Giovanni, ok? Su un'isola di morte, diciamo. Secondo voi, perché li hanno uccisi? Perché parlavano di amore, di tutto questo cristianesimo qui? No, perché era politica. Ok. Perché era un problema politico. Era un problema politico. A dire a combattere contro la legge, contro la religione, cioè contro la religione, inteso come dogma, inteso come misure comportamentali da aderire, e questo era scomodo a chi governava. Grazie, grazie. Infatti io sento fortemente il vostro spirito, io prego affinché il Padre Yahweh possa proprio aprire gli occhi, okay. Affinché, cioè, avete già gli occhi aperti sicuramente, affinché potete capire a profondo l'importanza di questa cosa qui. Anzi, io dico, la verità c'è, perché il Creatore... C'è un versetto che vi stavo cercando adesso, che ha detto, verso la fine, verserà il suo spirito al suo popolo e conosceranno il suo nome. Ok? Verserà il suo spirito sul popolo, chiamati i suoi popoli, sì, ma e conosceranno il suo nome. L'importante è conoscere il nome, già nelle prime pagine, Dio dice sia la luce. Sì. La potenza della parola creatrice. Perché ci sono rami magici che dicono che tu puoi dare un comando, una cosa, solo quando scoprirai il vero nome. Noi abbiamo dimenticato il nostro nome. Guarda, che sia ebreo, che sia africano, che sia... Il padre ha fatto apposta questo, perché il popolo non meritava. No, ma se basta pensare solo quando ha mandato sulla terra suo figlio che parlava in parabole, che a volte le doveva spiegare anche ai suoi discepoli le parabole, cioè parlava in parabole perché non tutti dovessero capire quel che... Infatti... Solo alcuni devono capire questo messaggio. Sì. Perché sai, il padre a noi ci ha parlato chiaro ai tempi di Mosè, quando ci ha tratto fuori dall'Egitto con mano potente e ci ha portato nella terra santa, lì, ci parlava chiaro, ci ha dato dei comandamenti, quindi ci ha parlato chiaro, e poi è dopo questo allora, dopo questo che... Comunque vi diciamo che il padre ha riversato il suo spirito, ok? Le scritture erano scritte nell'antico ebraico, infatti hanno dovuto ricreare un nuovo ebraico, che è ebraico moderno, che è un misto tra Germania, Slavona e l'antica Babilonia. Okay? Esatto, con influenza comunque del... quello che si parlava in Germania, in Polonia, ai tempi del nazismo, come cazzo si chiama? L'ebraico che si parlava in Europa, sì. L'ebraico di adesso è smistato tra le lingue europee. Ed è scritto dai Massoretti, se esatto. Andate a vedere la storia dei Massoretti. Vabbè, gli apriamo un capitolo. Che erano proprio cinque tirani. Okay. Comunque, siamo negli ultimi tempi, ma proprio negli ultimi, questo regno finirà e avverrà. Nelle scritture America e la Babilonia, ok, l'America brucerà a presto, infatti se guardate in TV ci sono già disaccordi tra Russia, tra America, che tra l'altro giorni fa sono riusciti ad andare a ammazzare, mi sa, un iraniano, quello che guida le bombe nucleari. Comunque, le scritture parlano di una terza guerra mondiale, ok? Nel libro di Apocalisse, perché capitolo 6. Perché noi ci aspettiamo una guerra di bombe, sarà una guerra spirituale, la terza guerra mondiale. La guerra spirituale c'è, ma... No, siamo agli inizi, così bisogna preparare gli armamenti, mettiamola così. C'è, no, okay. No, la nostra arma non è di carne, ok? Sì, infatti. E infatti il nostro rifugio è sapere la verità, il nome giusto del padre, perché ci salverà da tutte queste cose che stanno per arrivare, ok?
naturalmente è importante sapere questi nomi. Naturalmente non conosciamo quando sarà la fine di questi tempi, ragazzi. Non c'è dato saperlo, però c'è dato prepararci. Quindi sappiamo, diciamo, come si stanno muovendo e sappiamo che a cosa vogliono che noi prendiamo. Quindi quello che vi posso raccomandare io, state lontani dal vaccino. E tra anni, che adesso magari vi sembra fantascienza, state lontano da microchip, che adesso sapete come infezia, c'è una cosa normale, il microchip arriverà anche quello, perché sarà a favore di questi vaccini fatti indiscriminatamente per un raffreddore. Poi pensate che da dove vengo io, ad esempio, già chi non aveva fatto il tampone, la provincia ha fatto una legge che chi non aveva fatto il tampone non poteva andare a lavorare. Quindi sarà la stessa cosa quando arriverà il vaccino. Quando sarà il vaccino, chi non avrà il vaccino non potrà andare a lavorare. La vaccinazione prima, la mascherina è una prova, ok? Perché adesso non potete entrare da nessuna parte a comprare senza la mascherina, ok? Arriva il momento che sarà il certificato del vaccino, poi il certificato del vaccino sarà il microchip, ok? Ragazzi, io vi auguro il meglio. Ragazzi, è stato un piacere. Faccia a voi, tante buone cose. Ciao. È stato un giorno bellissimo perché il padre ci ha portato, ok, delle persone che si sono interessati a sentire queste parole qui. Ed è questo è il lavoro. Noi siamo stati chiamati per questo, per svegliare il popolo, per dirgli di quello che sta per avvenire, ok? Detto bene, per svegliare. Svegliatevi, fratelli nostri, okay. Fratelli. Perché, come sapete, siamo coperti nelle tenebre. Le tenebre sono l'ignoranza. Come dice il libro di Ezechiele 34, coloro senza la verità sono come le ossa secche, dei zombie sono, ok? Perciò ribadiamo di nuovo, svegliatevi figli di Giacobbe, sparsi in tutti i quattro punti della terra, perché il tempo, non sappiamo, nessuno sa il tempo, ma almeno gli indizi di cose che succederanno prima di quel giorno li abbiamo qui e li stiamo già vedendo tutti a avvenire, ok? E non aspettate che vi venga servito il cibo con il cucchiaino. Con cibo intendo cibo spirituale, ma anche voi andatevi a cercare qual è la verità. Andate a cercare, a leggere, a studiare. E vi ricordo sempre, nei tempi di Noè, quando arrivava il diluvione, Noè è stato messo a disposizione, mi sa, più di 100 anni o circa 100 anni, a predicare a questa gente qui. Di svegliarvi, di svegliarsi, di dirgli le cose che stanno per arrivare. La gente li ha preso in giro fino all'ultimo giorno che è entrato nell'arca. Hanno cominciato a vedere le prime gocce della pioggia e si sono ricordati, ci aveva già detto questa roba qui, e hanno voluto essere salvati, ok? Perciò noi facciamo spargere, arrivare questa verità nei quattro punti della terra. La gente ci prendono in giro, ok? La gente non gli interessa, fa i cavoli suoi, va su e giù. È la stessa cosa come nei tempi di Noè, ok? E questo è quello che succede anche oggi. Alcuni ci ascoltano, alcuni ridono, ma come dice le scritture, come raccontano le scritture, la parola del Padre, Israele sarà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. E noi siamo qui. E tira fuori poi il versetto. Versetto è nel primo capitolo di Re, ma ce n'è anche un altro migliore. Comunque c'è nel primo capitolo dei Re, nel primo libro dei Re, capitolo 9, versetto numero 7, dove dice: io sterminerò sulla faccia del paese Israele, rigetterò dal mio cospetto la casa che ho consacrato al mio nome. Qua praticamente è una maledizione che ci sta dando il Padre, perché noi che l'abbiamo conosciuto, perché il Padre che si è fatto conoscere solo dal popolo di Israele, il Padre che tratta solo con il popolo di Israele, noi abbiamo abbandonato i suoi comandamenti e automaticamente abbiamo abbandonato la Santa Alleanza, il patto della Santa Alleanza che abbiamo fatto per avere le tradizioni degli altri popoli. Il Padre ci ha detto che Israele sarà la favola e lo zimbello di tutti i popoli, dopo che ci avrà disperso per tutto il mondo. E quindi siamo qui oggi, dallo spirito e dalla forza di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, per portare questo messaggio. Questo messaggio che è destinato come ci ha comandato il nostro re,
questo messaggio che sarà solo per le pecore smarrite della casa di Israele, non per tutti. E comunque, per coloro che stanno imparando la verità, è molto importante il nome del Padre, è molto importante, infatti, è la chiave alla salvezza. Coloro che non conoscono i suoi nomi non possono essere salvati. Come leggiamo nel libro di Romani, capitolo 10, e versetto 14. No, inizio dal versetto 13, dice: infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ok, qual è il suo nome? Chi sa il suo nome? Anzi, vado a tirarvi fuori quel versetto là, che so che è nel libro di Proverbi, che sappiamo bene che la porta per arrivare al Padre, per arrivare al regno che verrà, è Yahweh Shai, è suo figlio. Suo figlio, nostro Re Salvatore, ha detto: io sono la porta. Quindi chiunque crederà alla verità del nome e della vera immagine del Figlio dell'Altissimo sarà salvato. Infatti, il libro di Proverbi, capitolo 30, versetto 4, dice: chi è salito in cielo e ne è disceso, chi ha raccolto il vento nel suo pugno, chi ha richiuso le acque nelle sue veste, chi ha stabilito tutti i confini della terra, qual è il suo nome e il nome del suo figlio? Lo sai tu? Secondo voi, perché le scritture dice questo, se abbiamo tutti i nomi? Dice: qual è il suo nome, lo sai tu? Quindi è molto importante conoscere questi nomi qui, perché, per esempio, se avete un amico e dopo un po' di anni dite che è suo, è vostro amico, e arriva al punto di chiamarlo e non vi ricordate il suo nome, che figura fate? È proprio per questo che, come dicevamo prima, nella seconda lettera a Timoteo, nel capitolo 2, versetto 15, il padre dice: studiati, per non vergognarti poi davanti a me. Eh sì, molto importante questo che hai detto. Io voglio dare anche una parola di coraggio, perché ci vuole anche coraggio nel credere in questa verità, nel staccare tutti i fili che il mondo ci ha messo in testa. Liberatevi, perché questa verità vi libera dalle tenebre, è la vera liberazione da tutto il male di questa terra. E a tutto quello che rinuncerete qui, come diceva il nostro Re, come è quello che dice, quello è, non si cambia. Tutto quello che tu rinunci qua ti sarà dato enormemente nel prossimo regno. Perché, scusami fratello mio, perché la fede è questo, perché non si può dire che si ha fede se poi non si crede in quello che verrà dopo. È venuto qui, è venuto a portarci un messaggio di conoscenza, di insegnamento, e a parlarci della vita eterna, a parlarci di quello che verrà dopo. E quindi la fede è questa, la fede è credere in oggi che siamo qui, in questi tempi duri, credere la verità sul Padre e sul Figlio, e credere a quello che verrà dopo. E quindi comportarsi e rispettare i comandamenti e le leggi, perché questo è il vero messaggio, comportarsi secondo i comandamenti e le leggi, perché sappiamo che dopo, alla fine di questo percorso qua, dobbiamo andare a rendere conto. E non è come racconta la Chiesa, che saranno tutti perdonati, è tutto bello, tutti bravi, oppure che quando tornerà con tanto amore qui ad abbracciarci. No, quando tornerà severo, tornerà arrabbiato, perché l'ultima volta che se n'è andato da qua è stato messo in croce. Quindi quando tornerà bello tosto, per fare la giustizia, per portare la giustizia, per togliere l'empi e la malvagità dalla terra. Quindi, ragazzi miei, fratelli miei, figli di Israele, svegliatevi, andatevi a cercare le vostre origini e conoscete da dove venite.